Allora ragazzi, io adesso, siccome volevo fare un altro video davvero, un altro video lo facciamo domani magari, o più tardi, no, vediamo. Però poi, siccome poi arrivano i sapientoni, no? I sapientoni col cervello degli altri, quelli che ragionano col cervello di quattro idioti, che è tutto quello che dicono loro va bene, e il loro cervello se lo tengono chiuso, inscatolato, bello, tranquillo, e impacchettato. Non lo usano, non lo usano. Allora io, per esempio, no, ho preso un commento a caso, uno, e ho preso pure il più lungo, vabbè. E si chiama Enrico Tonelli, Juventino, no? Perché se mi scrive questa cosa è Juventino. E si allaccia al discorso che ho fatto stamattina, quando ho detto, guardate che Agnelli non è che ha denunciato prima, Agnelli ha denunciato dopo che sono uscite le intercettazioni. Quindi sono costretto quasi a denunciare. E lui mi ha risposto. Ragazzi, fatemi girare questi video, perché se li fate girare, diamo la prova a tutti e lo diamo con date certe e fonti certe. Non sono cose che dico io, sono cose che leggo dal Fatto Quotidiano, da calciomercato.com, non.it, quello che usano i quattro idioti dove ci sono solo fake news. E Fatto Quotidiano, dico, sono quotidiani, no? Ma non c'entra, non è tanto chi riporta la notizia, sono le date che sono importantissime, ok? Le date. Quindi iscrizione al canale, mettete il like al video e fatevi girare questi video, perché in questi video diamo la prova che dicono minchiate, che dicono minchiate, ma non le dicono loro, il problema è che non è che loro dicono minchiate, loro ripetono quello che sentono in quei canali. Allora, Enrico Tonelli mi scrive: io sono qui che rido delle tue stupidate, visto che 40 milioni di persone dicono che è stato Agnelli a denunciare. 40 milioni di persone non lo dicono, non lo dicono, te lo posso mettere per iscritto. 40 milioni di persone non lo dicono, non lo dicono. Sono, sì, milioni saranno, ma pochissimi, pochissimi. Più qualche migliaio che arriva dai canali a cui ho detto voi dareste tutto, tutti i vostri averi dareste a quei canali, tutti. Perché non ragionate col proprio cervello, non ragionate col proprio cervello, dovete ragionare col proprio cervello. Quando vi dicono una cosa dovete andare, dovete accertarvi che la cosa sia vera, perché altrimenti siete bacati, volete capirlo o no? Quando vi hanno detto, quando tutti, no? Hanno detto, perché poi uno l'ha detto per primo dicendo l'ho sentito da un altro canale juventino che io stimo molto, ecco, grande, e se quel canale c'ha la tua stima, immaginati un attimo quanto può essere veritiero quel canale, quello dei 50 milioni del comune, cioè che l'Inter deve al comune come arretrati per l'affitto. Andate su Google, mettete interdebitore 50 milioni comune, scrivete come volete voi, non vi uscirà niente. Sono minchiate che si inventano giorno dopo giorno, ok? Ve ne ho detta una perché è la cosa che mi è rimasta più impressa di quest'estate. Sono minchiate e voi abboccate sempre a tutte queste minchiate. Allora, quindi 40 milioni di persone dicono quello che è il contrario di quello che dico io, mi scrive. E lei è Dio in terra che è così sicuro di infamare le persone per far credere che Inter sia l'unica società pulita quando con il grande presidente Moratti avete mandato Latina a comprare un passaporto. Vabbè, stronzate, perché vi ho detto questi ripetono in loop quello che dicono quelli, no? Allora, ascoltate ragazzi, ascoltate bene e tenete a mente le date che io vi dirò delle date, quindi, e vi dirò anche la fonte. 22 settembre 2019, 22 settembre ragazzi, è 22 settembre 2019, calciomercato, non si vede, calciomercato.com, non it.com. Il 14 febbraio scorso, quindi il 14 febbraio 2019, il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è presentato in questura per presentare la propria deposizione come persona informata sui fatti davanti al pubblico ministero di Torino Chiara Maina e davanti alla Digos. I fatti fanno seguito alla denuncia presentata dalla Juventus nei confronti
degli ultra bianconeri e che ha portato qualche giorno fa all'arresto di 12 capi ultra con diversi capi di imputazione, fra cui associazione per delinquere. Nella deposizione svelata al Corriere della Sera, quindi stiamo parlando 7 mesi dopo la denuncia fatta da Agnelli, 7 mesi dopo, a febbraio c'è la denuncia, il 22 settembre c'è l'articolo. Nella deposizione svelata dal Corriere della Sera, Agnelli parla della curva sud come un ambiente pericoloso. In curva si entra a proprio rischio e pericolo, particolarmente nel settore centrale. E non saranno tutti delinquenti tifosi della curva, ma certamente ci sono una serie di capi ultra che hanno potenzialità delinquenziali, Toia, Grancini, Mocciola. I tre sono referenti dei gruppi storici dei drughi. Il 14 febbraio scorso, scusate, allora, accusati di estorsione con il club, a volte è stato costretto a cedere per evitare ripercussioni pesanti. Certamente io sono sempre stato consapevole che i gruppi ultra, con una serie di comportamenti minacciosi e violenti, sono in grado di danneggiare e quindi ricattare la società. Talora, con richieste anche non particolarmente violente, siamo stati costretti ad aderire alle medesime. Allora ragazzi, quando io vi dico io non me la prenderò mai con Calabria, con Zanetti, con Inzaghi, mai me la prenderò perché è così la cosa. Quella è gente a cui non puoi dire no, non puoi dire no. Se ti chiedono un appuntamento come è successo a Calabria va, io mi metto a ridere perché voi Calabria vi dimenticate di citarlo nei vostri video, ma non è che io me la vado a prendere con Calabria, non lo farò mai. Io capisco che Calabria in quel momento si trova in una situazione di imbarazzo, ok? È la parte debole della storia, quindi mi metto nei suoi panni e gli do ragione. Di certo io non squalificherei Calabria come non squalificherei Inzaghi. Talora con richieste anche per... Vabbè, questo l'abbiamo detto. Poi, mai più contatti. Dal 2018, quindi stiamo parlando... Questa cosa è avvenuta, l'articolo del 22 settembre, la denuncia il 14 febbraio, sempre 2019. Dal 2018 ad oggi il numero uno dei bianconeri non ha più avuto contatti diretti con gli ultra. Dell'operazione se ne è occupato Alberto Pairetto, aiutato nei rapporti da Giuseppe Franzo, 54 anni, entrato nella Juventus e arrestato anche lui qualche giorno fa. Okay? Quindi sono stati pure costretti a mettere gente all'interno della società. Capite? Però no, io non do la colpa ad Agnelli, come voi, no? Subito, appena sentite Inter, subito. E poi Moratti, che c'entra Moratti? Che c'entra Moratti? Zang, dove sta Zang? Ma davvero non valete 500 lire più, lire, non euro, non valete 500 lire, siete davvero persone piccole piccole. Ora, questo succedeva nel 2019, con fatti riferibili diciamo al 2018. Articolo del Fatto Quotidiano, eccolo il Fatto Quotidiano, data 22 marzo 2017. Juve, le intercettazioni contraddicono la versione di Agnelli. Capite? Capite? Cioè, le intercettazioni c'erano già, dopo è arrivata la denuncia di Agnelli, ma le intercettazioni c'erano già. È questo che vi voglio far capire. Non andatevi ad informare, io vi chiedo solo di andarvi ad informare. Poi dopo ne possiamo parlare, ne possiamo discutere, ma non date per certo tutto quello che vi dicono quattro idioti.